Cari amici, siamo qui ancora con voi e per voi e, come ho avuto modo di dire tante altre volte, siamo qui in un certo posto che ci ricorda niente meno un famoso film, anzi il più famoso film dedicato a Pinocchio. In questo posto e soprattutto su queste mole, enormi mole, macine, che ci sono sempre state qui, mosse da un torrente che attraversa il parco di Veio, di cui si sente il gorgoglio, esattamente, è vero, dove il film faceva vedere l'antro dove abitavano il gatto e la volpe. Qualsiasi riferimento a noi? Renzi, no, qualsiasi riferimento a Renzi e ai suoi compari è del tutto casuale. Da qui noi oggi faremo due esternazioni. La prima riguarda due denunce preparate da Orazio e che abbiamo testé presentato alla Procura della Repubblica di Roma e che Orazio vi illustrerà. In un secondo tempo, con un altro video, farò una rassegna stampa degli avvenimenti degli ultimi due giorni. Dopodiché do la parola a Orazio. Bene, ben trovati. Ecco qui la relata. Così qualcuno non debba pensare che noi chiacchieriamo. Siamo arrivati a oltre 500 denunce, ovviamente non a poveri disgraziati cittadini, ma ad amministratori di grande livello, di medio livello, come in questo caso. Qual è la denuncia per omissione di atto d'ufficio ed altro in merito al trattamento dei rifiuti contro il sindaco della città metropolitana di Roma, dottoressa Virginia Raggi, il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'amministratore della società EcoX SRL, coimputati, speriamo che saranno indagati e poi imputati, dei reati che noi gli ascriviamo. Allora, colgo l'occasione per fare vedere una cosa, è questa. Questo è un dépliant della presentazione di un master, faccio vedere qui di nuovo, dedicato alla responsabilità sociale di impresa. Non voglio entrare nel merito della questione, ma vi voglio ricordare che il concetto di responsabilità sociale di impresa, che è un concetto da una parte nuovo, ma contemporaneamente molto importante e necessario, ed anche antico, perché non ce lo scordiamo mai. Esatto, parlo di novità nel senso. No, non ci scordiamo mai, la Gazzetta Ufficiale dell'aprile del 45 che coinvolgeva le maestranze, le operanti all'interno di un'impresa nella decisione e nella capacità decisionale e utilitaristica della gestione dell'impresa all'interno del territorio, quindi non ce lo scordiamo mai, sì. Recepita dall'articolo 47 della Costituzione. Allora, è entrato di uso corrente, ma soltanto verbale e ideologico, questo concetto che l'impresa deve sentire il peso di una responsabilità sociale, non solo nei confronti dei propri prodotti, non solo nei confronti dei propri clienti, non solo nei confronti dei propri dipendenti, ma anche nei confronti dell'ambiente. Nell'ambito territoriale in generale. E questo osta alla prassi comune della classe politica italiana presa in toto, dalle Alpi alle piramidi. Dopodiché dal Manzanare al Reno. Bene, allora che è successo? È successo che giovedì 8 maggio, se ricordo bene, ha preso fuoco un'impresa, un intero capannone industriale o più capannoni industriali,
che hanno pervaso l'aria e l'atmosfera della provincia di Roma Sud, in particolare dell'8 maggio, perché poi il 9 maggio la signora Raggi è andata, bontà sua, porta a porta a dare motivo e spiegazione di come sono andati i fatti e delle varie incombenze e delle responsabilità, tutte ovviamente puramente ipotetiche e, più che ipotetiche, direi falsamente contraddette rispetto al dettato della legge, ai dettati delle varie leggi che ricorrono in questa in questo frangente particolare. Quindi fra l'altro spiega qual è il titolo di questa signora Raggi, che la gente pensa sempre al comune di Roma. La signora Raggi è sindaca della città metropolitana di Roma. Quindi, cosa significa città metropolitana? Noi l'abbiamo detto tante volte, abbiamo fatto anche, lo dobbiamo ricordare, 5 denunce contro questo blasfema, questo è veramente iniziativa blasfema, perché contraddice tutti i dettati e tutti i principi della libertà di pensiero, della libertà di espressione del potere elettorale, della convocazione e consultazione del cittadini di un determinato ambito all'interno del quale la pubblica amministrazione deve prendere decisioni, che sono normate dalle leggi 4.265.99, 267.2000 e tutte le altre che poi ne sono conseguite, che praticamente prevedono che il sindaco e poi tutti quelli che fanno parte del consiglio comunale devono prendere atto prima di decidere qualunque iniziativa di qualunque genere che possa avere un pregiudizio sui luoghi o sulle persone inerenti la giurisdizione del comune, debbono comunque consultare appunto le persone e poi eventualmente interagire, dialogare e poi coinvolgere in ogni funzione, in ogni fase della decisione i cittadini, cosa che invece nel caso della realizzazione delle 10 città metropolitane attualmente in vigore non è stato in nessun caso, benché minimamente tentato, manco un approccio, perché semplicemente i nostri cari governanti hanno deciso che così doveva essere e così hanno fatto, infischiandosene e strafottendosene ampiamente di tutta la legislazione in merito alla capacità decisionale ed elettorale, anche elettorale, dei principi informatori della Costituzione. Ma per quale ragione la signora Raggi dovrebbe essere responsabile di ciò che è accaduto a Pomezia? A Pomezia, che non al c'è, comune di Pomezia, che non c'entra un cazzo di niente con ragione? Roma. No? Ma tralasciamo, perché queste cose qui le abbiamo ampiamente denunciate nel 2014, 3 anni e mezzo fa. Quindi sono ben documentate. La Raggi è responsabile anche della provincia di Roma, punto e basta, al momento. E quindi essendo sindaco Chiappi, della città metropolitana, hai voluto la bicicletta, e mo ti acchiappi la bicicletta, e mo pedali, perché Pomezia, che fino a 4 anni fa non era integrata nel territorio di Roma, era un comune a sé, oggi fa parte della città metropolitana, per cui le decisioni non le prende più il sindaco, ma le prende la sindaca di Roma, non il sindaco di Pomezia. Esatto. È una cosa folle, semplicemente folle. Comunque, infatti, in ogni caso, questa donna si assuma le sue responsabilità. Infatti qui vediamo che cazzata in mano hanno fatto questi. Certamente. Perché a Pomezia è andato incendiato un stabilimento industriale e ne risponde la signora Virginia, che dal suo punto di vista dice che però non è lei che se ne deve occupare, ma la regione addirittura. Quindi qui, ecco, adesso leggo uno stralcio, tanto per avere un'idea. Ci sono delle responsabilità specifiche della regione che anche conosciamo molto bene, certo. Ma resta il fatto che la Virginia Raggi probabilmente nemmeno lo sa. No, tant'è che ha mentito. Appunto. Allora, a seguito della nota vicenda dell'incendio doloso, perché è un incendio doloso ovviamente, non può essere che così, dei capannoni dell'azienda per lo smaltimento del trattamento dei rifiuti pericolosi bruciati nel territorio di Pomezia, a Porta a Porta martedì scorso, il 9 maggio 2017,
La sindaca Raggi ha affermato erroneamente, o peggio falsamente, che è la regione che nel 2012 doveva fare il piano dei rifiuti. E qui alleghiamo anche il link, per chi lo vuole lo trova su, da stasera anche sui siti di Alba Mediterranea, il testo di queste due denunce che abbiamo depositato adesso, e qui c'è Repubblica che ha fatto un piccolo video su YouTube in cui mette in evidenza tutte le menzogne che la signora Raggi ha inanellato in quella trasmissione di pochi minuti. E quindi nota bene, diciamo noi, per legge le autorizzazioni per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti ex articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, che è la legge quadro della trattazione sugli smaltimenti dei rifiuti di qualunque genere, dovrebbe rilasciare la regione, dice lei. Invece le si fanno firmare alla provincia città metropolitana di Roma sulla base di una delega contra legge contenuta in una delibera della giunta del signor Marrazzo, di buona memoria, che anche lui non potendo fare troppi danni nel Lazio l'hanno mandato in Palestina, quindi immaginate che meraviglia. Quindi tutte le autorizzazioni firmate dalla provincia sono tutte nulle per incompetenza assoluta, vizio insanabile, rilevabile da chiunque ne abbia interesse. Questo a proposito di quello che è l'attuale situazione normativa. Un impianto come quello bruciato nei giorni scorsi, come evidenziato appena sopra, ha poi ottenuto altre autorizzazioni su riportate che dovrebbero essere rilasciate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 269, sempre del decreto legislativo 152/2006. L'articolo 268 dello stesso decreto precisa che per autorità competente si intende la regione o altra autorità indicata dalla legge regionale, ed è vigente tuttora questa cosa qua. In realtà nessuna legge regionale è stata emanata né poteva essere legittimamente emanata in materia di inquinamento, tutela dell'ambiente, in quanto articolo 117 della Costituzione, che dopo la modifica del titolo quinto, parte seconda della Costituzione, legge costituzionale numero 3 del 2001, che entrò in vigore nel 2006-2002, quindi non è più neanche la regione, è lo Stato, e qui c'entrano pure i signori ministri per l'ambiente, che non ho denunciato, ma se il procuratore ha un briciolo di intelletto, un neurone, uno che sia uno in testa, non può che non pretendere con certi punti. Vabbè, però lo speriamo sempre, no? La speranza è l'ultima a morire. Quindi le leggi regionali previgenti al 6 gennaio 2002, quindi sono state tacitamente abrogate proprio dal decreto legislativo 152/2006, che ha ridisciplinato l'intera materia. Dunque l'impianto bruciato è abusivo. Qua noi l'abbiamo messo in forma interrogativa, ma lo possiamo garantire, è abusivo. Confermato dal fatto che si è bruciato. Allora, soffermiamoci un momentino da questo punto di vista. Cari amici, voi che ci ascoltate, secondo voi un impianto a norma potrebbe prendere fuoco? No, infatti non c'era niente delle norme antincendio, perché allora, non era a norma. Più di così che cosa dobbiamo dire? È l'evidenza dei fatti che dice che non era a norma, perché se no, se era a norma non sarebbe bruciato, no? È normale. Talmente semplice. Allora, cari amici, fra 10 anni, quando ci sarà un'epidemia di tumori, qualcuno si ricordasse questi nostri video, perché noi sicuramente, io almeno sarò morto fra 10 anni, a 91 anni presumo di aver tirato le cuoia, ma non me ne frega niente. Sperare è sempre ammesso. Qualora mi venisse un tumore, fosse dimostrato che il tumore è provocato dalla nube, non viene più il tumore. Sì, dalla nube, non di Chernobyl, che lì, e quindi era roba a posto, adesso a Chernobyl ci fanno una serie di cose molto interessanti. E qualora mi venisse a me e dicessero che è dovuta a quella diossina, beh, con qualcuno me la prendo, state tranquilli. E quindi, allora, per tornare al discorso in merito alla legislazione sul tema, ecco che cosa dice l'articolo 197 sempre del decreto legislativo 152, che come abbiamo detto è la legge quadro sullo smaltimento e trattamento dei rifiuti. L'articolo 196 parla delle competenze delle province. Comma 1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, la 267, che era una legge, diciamo, quasi quadro precedente a questa qua, cioè una legge quadro, ma per quello che riguarda l'assetto del territorio, che riguarda le istituzioni,
i poteri, diciamo, sul territorio. Non è quadro, ma è parallelepipedo. No, è una legge quadro, anche quella, in merito a un argomento un po' diverso, che sì, però riguarda appunto le competenze, quindi anche per esempio le competenze delle province, diciamo degli enti territoriali, ecco, le competenze degli enti territoriali. Quindi alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dalla legislazione vigente, e in particolare a il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e di monitoraggio ad essi conseguenti, b il controllo periodico di tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compresi l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, c la verifica del controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate con le modalità di cui gli articoli 214, 15 e 16, punto d. Questa è la cosa più importante, l'individuazione sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20,2 del decreto legislativo, come abbiamo detto già prima, del 18 agosto 2000, numero 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199,3, lettera D ed H, nonché sentite le autorità d'ambito e di comuni delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti. Quindi questo sta a dire che la provincia, e quindi adesso la città metropolitana, che ha assorbito in toto tutte le sue funzioni, visto che hanno voluto fare i prepotenti, e mo si acchiappano pure le gatte da pelare, no? Questa è una gattaccia da pelare che sicuramente li graffia e li sfregia a vita. No, ma comunque l'articolo 199 poi dice appunto i piani regionali, comma 3, i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre a tipo e quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale, e valutazione anche successiva dell'evoluzione futura dei flussi dei rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205, ma anche poi punto D altrettanto importante, informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero se necessario, sempre a competenza delle province di cui stiamo parlando. Punto H, la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso strumenti quali un'adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi. A tal fine le regioni possono costituire dai propri bilanci un apposito fondo proprio in previsione dei finanziamenti da parte dello Stato. Tralascio altre cose, ma il piano regionale dei rifiuti viceversa esiste proprio dal 18 gennaio 2012, data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale numero 14. Ora la Regione deve aggiornare il pianto adeguandosi al DPCM, che ha previsto in quanto termovalorizzatore per Roma, ma a sua volta la Raggi, in qualità di sindaco metropolitano, avuto l'obbligo giuridico come i suoi predecessori già da anni, pena ricadere nel reato di omissioni di atti d'ufficio, che noi qui ravvisiamo e decisamente sottolineiamo, di fare elaborare l'atto suscitato di localizzazione delle aree idonee e non idonee e di portarlo in consiglio di città metropolitana per l'approvazione, di fatto che fino ad oggi non è stato compiuto, motivo per cui oggi depositiamo la presente querela. Mi sembra che non c'è nient'altro da aggiungere, cioè qui c'è una serie di insolvenze, di inadempienze, di assoluta sottovalutazione delle possibili conseguenze e delle possibili mortalità, incremento della che è sicura, sì, l'incremento della mortalità ci sarà, no, non di solo sicuro, del rischio di malattie e di quant'altro, che è stato del tutto ignobile e soprattutto scellerato, cioè gente che amministra il territorio e i cittadini in questo modo indegno non è degna di
regnare, diciamo così. Ecco. Allora direi di più. Qui noi stiamo assistendo a una incredibile mancanza di senso di responsabilità e di infantilismo idiota. Cioè un bambino idiota, no? Un bambino di 4 è meno idiota. È meno idiota di questa gente. Il fatto è che questi sono supportati da una magistratura altrettanto beota, hai capito? La quale trova la maniera di giustificare queste manchevolezze. La cosa è di una gravità estrema. Guarda, preferisco un assassino che a livello di incazzatura generale uccide e martoria una persona. Valida fino al 19 maggio 2003, coniugato. Libero pensatore. Tu sei dottore in chimica, io sono libero pensatore. Allora, sei libero e libera le tue competenze facendolo presente a loro. Allora, andiamo avanti. Questa è la seconda denuncia che abbiamo presentato oggi. Questa è un'altra relata di verbale. E qui, sempre in quella stessa trasmissione del 9 maggio, la dottoressa Virginia Raggi ha fatto bell'esempio della sua capacità culturale, diciamo, dottoressa capacità in scienze affini. Dice, affine a che? Ah, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma probabilmente affine. Non lo sa manco lei. Sì, appunto, affine, scienze affini. Va bene, allora, in quella trasmissione di Porta a Porta lei raccontava un po' di bazzecole, diciamo, va. E quindi fatti sul fenomeno, parlava fra le altre cose dell'incremento demografico incontrollato delle mandrie di cinghiali. Per non parlare dei topi. Allora, magari i cinghiali mangiassero i topi. O magari i topi mordendo i cinghiali e provocassero la morte. Allora, sul fenomeno della esplosione demografica incontrollata dei cinghiali semiselvatici, il sindaco Virginia Raggi ha affermato che è competenza della regione intervenire perché questa ha il controllo della fauna selvatica. È vero che il legislatore articolo 35.2 della legge regionale 17.1995, che dava alle province e quindi anche a quella di Roma, a cui è subentrata appunto, come dicevamo prima, la città metropolitana di Roma Capitale, oggi il conveniato disposto con la legge regionale incostituzionale, ricordiamolo bene, 17/2015, articolo 7, spetta alla regione il controllo della fauna selvatica, dice. Ma la legge precisa che gli abbattimenti avvengono per alterazioni dell'equilibrio dell'ecosistema e non disciplina il procedimento. Peraltro, essa non può più essere modificata o migliorata dalla regione, in quanto a partire dal 2012 la Corte Costituzionale ha sancito che la caccia rientra nella tutela dell'ambiente e dunque è materia riservata in via esclusiva al legislatore nazionale. Al legislatore. Infatti il recente disciplinare sulla caccia al cinghiale è stato adottato con ordinanza presidenziale, che è un mero atto amministrativo, la cui adozione era già prevista nella stessa legge regionale del 17 del 95. Ma la cattura e la soppressione dei cinghiali e altri animali pericolosi per l'incolumità e la sicurezza pubblica compete per legge ai sindaci, tra cui anche la signora sindaca Virginia Raggi. In ogni caso, fammi fare una piccola interiezione, una postilla. Nel caso specifico di un povero diavolo che qui sulla cascia è morto, zona morse. Andava tranquillamente nel suo motorino per i cazzi suoi, e gli è arrivato un cinghiale che gli ha attraversato la strada. Sì, di fronte a un cinghiale da un quintale se non di più, e cosa ci ha sbattuto? Allora, siccome è capotato, è morse. Manco fosse un'apparizione della Madonna. Ha capito? Gli è apparso un cinghiale. Hai capito? E gli è apparso il cinghiale. E l'ha chiamato a sé. Hai capito? E allora, Raggi, che cosa facciamo? La responsabilità è tua, Raggi. Il raggio di luce, lo chiamavano. Allora, all'uopo alleghiamo. Alleghiamo nel senso che lo scriviamo qua. Precisazioni ed indicazioni operative in relazione alle ordinanze dei sindaci di abbattimento di fauna selvatica sul territorio comunale. L'articolo 50 del decreto legislativo sempre 267 del 18 agosto 2000, che abbiamo anche, ed è il testo unico, che non veniva prima, il testo unico degli enti locali, riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili
ed urgenti nei particolari casi in cui in sede locale possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili. Il citato articolo 50 si ricollega all'articolo 54,4 del medesimo decreto legislativo 267/2000, il quale stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del governo sul territorio, lo aggiungo adesso, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti, anche riconosce al sindaco la legittimità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari in cui in sede locale possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili. Il citato articolo 50 si ricollega all'articolo 54 del medesimo decreto legislativo 267/2000, il quale stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 54,4, lo ha dichiarato incostituzionale, per cui anche qui c'è un vuoto, eliminando dalla novellata disposizione introdotta dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 92 del 2008 la congiunzione anche prima delle parole contingibili ed urgenti, riportando il potere di ordinanza nell'albero originale, considerato cioè quello quale strumento indispensabile per opporsi a situazioni di pericolo non altrimenti contrastabili. I presupposti di questi atti sono rappresentati dalle situazioni di carattere eccezionali ed imprevedibili che non possono essere affrontate con gli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento e che legittimano l'amministrazione pubblica ad esercitare poteri extra ordinem, cioè fuori legge in questo senso. Attenzione, la cosa è di una chiarezza estrema. Qui c'è un impedimento che si è verificato in una strada all'interno del comune di Roma. Punto. La responsabilità è del sindaco. Punto. Capito? Fosse morto, fosse ferito, qualsiasi cosa. Il responsabile è la viabilità e competenza del comune. Allora, se tu non... La sicurezza sulla strada è una delle prime sicurezze che vanno garantite ai cittadini. Non vuoi uccidere i cinghiali, tra l'altro, cari amici. Li catturi. Li catturi e li metti in parchi chiusi. Dico la mia. Tra il cinghiale e l'umano io preferisco il cinghiale. Un bel cosciotto di cinghiale, una bella bracciola di cinghiale. No, ma anche il cinghiale vivente. No, io preferisco una bella bracciola di cinghiale. Vabbè, l'uno e l'altro. Morto senza. E quella senza. Poi ci può essere anche un cinghiale vivo senza una bracciola. Gliela tagliano, capito? Allora, ricordo che dal grande libro Candide a proposito del Marchis de Sade, sei un sadico. Sì. E poi perché lo chiamano sadico? Per De Sade, grande. Lo so, De Sade. Ma non c'è nessuna connessione logica. No, pensa a Dannazio Memoria che ha dovuto subire questo povero disgraziato di De Sade. Ma in cambio ha avuto un successo enorme di lettori, e fuori discussione. Ci sono più lettori dei romanzi di De Sade che non della Divina Commedia. Comunque, torniamo a noi. Nel famoso romanzo Candide di Voltaire, uno dei personaggi dell'opera Candide si trova a un certo punto a contatto di una bella femmina, ma siccome lui è un castrato non se la può, come dire, scopare. Montare. Allora, e lui si rimpiange questa cosa. E lui si trova anche in una situazione, adesso non la ricordo bene, ma comunque si trova in una situazione tipo assedio di Costantinopoli, no? Da parte dei turchi, dove tagliarono un pezzo di chiappa a ogni donna, che erano donne molto prosperose, per poterla mangiare. Quindi le donne si offrirono una chiappa per poterla mangiare. Quindi la possiamo togliere anche viventi, non è che l'hanno uccise queste donne per poter mangiarne la chiappa. L'hanno offerta, l'hanno tagliata con abilità di certosini, oserei dire. No, ecco, possiamo anche farlo a un cinghiale, perché vedere dei cinghiali che vanno in giro
con un vuoto al posto più che, di una più cosa. Che sadico, sei masochista, sì. Da masoc, anche masoc, lui, un altro, poverino, non ci trova un cazzo anche lui, non si capisce perché devono avere questa tabernazio memorie quando sono stati dei grandi. Masoc ha scritto un romanzo in cui lui raccontava che godeva soffrendo. E allora i masochisti sono quelli che fanno riferimento a queste cose. Ma lo dice, quelli che si che si fustigavano col cilicio prima di Masoc. Erano i masochisti. Erano cilisti. Lo vedi? Prima di Masoc c'erano i cilisti. Tu vedi, hai fatto una considerazione molto importante. Perché questi che si tenevano il cilicio. No? Erano dei fottuti, tra l'altro, dei fottuti mentali. Con la scusa di offrire la loro sofferenza in realtà erano dei masochisti. Dei goditori. Diciamocelo, cari amici, diciamocelo. Io potrei raccontare un aneddoto, capito? Quando ero molto giovane andammo a fare un giro. Eravamo sui 13-14 anni per l'Europa. Con gli scout? Per conto nostro. In giro per l'Europa si unì a noi un ragazzo francese che si chiamava di nome Bernard. Allora questo Bernard, che era ultra religioso, gli facevamo dei grandissimi e brutti scherzi. Una volta, avendolo mezzo spogliato, fatto la stira, più o meno, scoprimo che lui ci aveva pure il cilicio. Oh no! Sì, Bernardo, povero Bernardo, che fine avrai fatto? Prosegui. Vabbè, andiamo. Magari fosse stato il babbo di Macron. Allora, andiamo avanti. Quindi è una situazione straordinaria di necessità grave e urgente, qual è il pericolo per la pubblica incolumità. E quindi le varie casistiche sono queste che adesso leggo. Aspettate qui. Allora, insorta, quindi in quale evidenza? Insorta in modo accidentale e non prevedibile, alla quale bisogna porre rimedio senza indugio. È necessario altresì che tali circostanze abbiano come essenziale contenuto l'adozione di una misura di indole eccezionale, la quale, sulla base di un potere extra ordine, come dicevamo prima, tenti di liberare o impedire gli inconvenienti e i pericoli rilevati. L'altro punto. Peraltro, poiché si tratta di atti che derogano dalla legislazione vigente e rappresentano una qualche restrizione al principio della legalità, detto espediente riparatorio è giustificato solo dalla impossibilità di intervenire con consueti rimedi, oppure dall'assenza di una normativa che disciplini altrimenti l'azione della pubblica amministrazione. Nella singola fattispecie, confrontare TAR della Campania, sezione di Salerno del 27 aprile del 1982, numero 109, tale potere, qualora esercitato, deve essere circoscritto per una determinata porzione del territorio e per un limitato periodo di tempo, Consiglio di Stato del 4 febbraio 2003, registro eccetera eccetera. Premesso che nel trattare delle ordinanze di cattura o abbattimento della fauna selvatica, in particolare l'ungulata, si ritiene necessario evidenziare quanto sancito dall'articolo 1,1 della legge 157-92 in ordine alla natura patrimoniale e pubblica della fauna selvatica. Ricordiamoci sempre che anche la fauna è un patrimonio demaniale. Res nullius, signori miei, nessuno può vantare la proprietà di questi animali. E pertanto la scelta dell'abbattimento, dell'allontanamento, è una scelta puramente di carattere di igiene e territoriale. E sanità. E sanità. Igiene, sanità e sicurezza. Esatto. La natura patrimoniale e pubblica della fauna selvatica e la competenza in materia di controllo della fauna selvatica delle province, ai sensi dell'articolo 2,2 della legge regionale del 8 luglio 99, numero 17, che si esplica attraverso l'autorizzazione di controllo sull'attuazione dei piani di contenimento. Tuttavia, nel caso in cui le amministrazioni comunali ritengono necessario, sulla base della loro autonomia amministrativa garantita dall'articolo 3 del decreto legislativo più volte citato 267 del 18 agosto 2000, esercitare in materia di potere sindacale, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito alle ordinanze di cattura e o abbattimento della fauna selvatica, in particolare ungulata. Altro punto, presupposti in particolare, i presupposti per l'adozione dei provvedimenti relativi all'abbattimento di fauna
selvatica, in particolare ungulata, sono l'urgenza, la contingibilità e la temporaneità. Ulteriori limiti sono stati individuati dalla giurisprudenza nell'obbligo della motivazione e nei principi della ragionevolezza e proporzionalità dell'ordinanza, che non deve eccedere l'obiettivo del contenimento e non di distruzione della fauna selvatica. Occorre indicare quale sia l'eventuale soprannumero rispetto all'ottimale equilibrio ecologico. La presunta pericolosità indicata in motivazione deve collegarsi ad una situazione di pericolo concreto ed attuale, confrontare l'ordinanza del TAR di Palermo numero 00632 del 2009. Indicazione del territorio è necessario, indicare quella parte del territorio comunale ove è previsto l'abbattimento di fauna selvatica con allegata planimetria. Questo consente di effettuare gli interventi nella porzione di territorio individuata, l'esatta indicazione dei luoghi consente di non esorbitare dai limiti territoriali previsti dall'ordinanza e consente un controllo di tutte le attività. Adeguata pubblicità, altro punto saliente di motivazioni che occorre tenere presente nel momento in cui si intraprende un'azione del genere, e quindi il provvedimento sindacale deve essere portato a conoscenza della popolazione interessata attraverso la pubblicazione dell'ordinanza nell'albo pretorio e nelle bacheche comunali, all'amministrazione provinciale, all'ATC competente, al Corpo Forestale dello Stato e altre forze di polizia, disponibili ognuno per la parte di competenza a collaborare per rimuovere tutti quei rischi per l'incolumità e la sicurezza delle persone. Poi, soggetti incaricati di operazioni di abbattimento, la Polizia Municipale, che si potrà avvalere dei cacciatori nominativamente individuati, titolare di regolare porto d'arma, uso caccia e copertura assicurativa. Poi, il Servizio di Vigilanza Faunistico Ambientale delle Province, che si potrà avvalere anche di cacciatori nominativamente individuati, eccetera, eccetera, guardie volontarie e allenatori, eccetera, eccetera, e sele controllori iscritti all'apposito albo dell'elenco provinciale. E poi, infine, destinazione dei capi abbattuti. Gli animali abbattuti, qualora non commestibili, verranno avviati alla distruzione, diversamente verranno venduti a macelli autorizzati e il ricavato destinato a coprire le spese per tali operazioni, ceduti a strutture pubbliche o private, mense, anziani, centri di prima accoglienza, eccetera, oppure lasciati ai... Andiamo da mangiare ai migrantes. Poi ci mangiamo i cinghiali. Lasciati ai cacciatori che hanno partecipato agli interventi a titolo di rimborso spese, eccetera, eccetera. Tutto ciò premesso, che diamo la condanna. Allora, un piccolo commento. Allora, come voi forse sapete, il problema per certi animali o per certe cose è quello dell'esca. Allora tu giustamente avevi pensato ai migrantes. Allora io mi sono ricordato che in un bellissimo romanzo di un grande scrittore americano, Erskine Caldwell, La via del tabacco, bello, cercavano degli albini, perché gli albini li aiutava a cercare l'oro, no, per strada, dei filoni di oro, così come sì, i rabdomanti erano riconosciuti per avere questa particolare sensibilità all'oro, sì. Poi i rabdomanti con una certa canna trovano l'acqua, no? Una specie di forcella. Sì, una forcella, quelli trovano l'acqua. Allora qui il problema è quello di andare a snidare i cosi, no? Gli albini. Gli albini trovano solo l'oro. I rabdomanti trovano l'acqua, bisogna trovare qualcuno che trova questi animaloni che si nascondono nella fratta, nella brughiera, e quindi l'unica soluzione potrebbe essere quella di trovare dei transgender, forse i transgender con il loro effluvio. Transgender fanno tirare fuori, fanno venire fuori, hai capito? E quindi li possono essere presi e quindi fargli un trattamento ad hoc. Quindi, cari amici, vedete che ogni tanto si trova sempre la collocazione per certe persone e soprattutto per i transgender. Quindi pensateci bene, trovate qualche transgender e trovando il transgender troverete anche il cinghiale. Il transgender, ricordiamolo sempre, non è commestibile. Non il è cinghiale sì. Sì, il cinghiale sì, ma intanto serve come esca. Va bene. Allora ragazzi, sempre so long. So long.